Ciao, allora un rapido aggiornamento sulla vernalizzazione delle ghiande di quercia. Vi faccio vedere delle ghiande che ho raccolto circa un mese fa e che ho messo in frigo per un mese con sempre il solito metodo, cioè in una vaschetta con robatta umida. Un mese in frigo senza mai toccarle, e poi dopo un mese vado a togliere questo vasetto dal frigorifero e così com'è lo lascio a temperatura ambiente, quindi faccio, diciamo, acclimatare le ghiande. Ho fatto un video in cui qualche giorno fa facevo proprio vedere queste ghiande e vi faccio vedere nel giro di 2 giorni che cosa sta succedendo. Allora, ecco, come potete vedere, le ghiande stanno cominciando ad aprirsi. Questa proprio si è già aperta quasi del tutto, la radice non è ancora uscita, però è già aperta. Mentre quella che sta più vicino, si vede, si sta già cominciando ad aprire e nulla. Comunque questa la vado subito a interrare. Queste suono ghiande di quercia spinosa, quindi di Quercus coccifera, e adesso vi faccio vedere come le interro. Allora, quindi quello che faremo fondamentalmente è andare a prendere questa ghianda e andarla ad interrare, però una cosa fondamentale è usare dei vasi che siano profondi, molto profondi, come questo. Queste sono due bottiglie che ho unito una sull'altra, le ho tagliate, le ho unite in modo da ottenere un vaso molto profondo. Questo perché il fittone, quindi la radice principale della quercia, pare che scenda molto in profondità, vada a scavare molto in profondità sin da subito, e quindi ha bisogno di avere, diciamo, appunto profondità, tanta terra dove andare a scavare. E quindi uso dei vasi molto profondi. Io l'ho fatto con le bottiglie, però se voi avete la possibilità di utilizzare un vaso già profondo, utilizzate quello. Il processo che applico io è piuttosto semplice. Riempio il vaso di terra, ve lo faccio vedere. Ok, ho riempito completamente il vaso di terra, sono andato a schiacciare un pochino la terra in modo che si compatti, e poi vado proprio ad innaffiarlo abbondantemente finché l'acqua non esce fuori dalla terra, in modo che sia molto umido, e solo a quel punto li vado a piantare il nostro seme. Ok, quindi riempio il vaso abbondantemente di acqua, proprio tanta, perché deve inumidirsi bene la terra. Ok, nel frattempo sta cominciando già ad uscire dal fondo. Ok, poi in questo caso, siccome si è un po' creato un avvallamento, vado ad aggiungere ancora un po' di terra. Esatto. Compatto un poco, senza spingere troppo. E poi prendo la nostra ghianda e con la punta rivolta verso. Con la punta rivolta verso l'interno, schiaccio un poco, ok, e vado a sotterrare. Non tantissimo, non la sotterro tanto proprio. Ok, quindi in ultimo vado semplicemente ad inumidire un po' il terreno con il mio innaffiatore. Il terreno, diciamo, quello che ho aggiunto. Inumidisco e basta. Chiudiamo il nostro vasetto di nuovo in modo che possano continuare a schiudersi, e magari nei prossimi giorni piantiamo già l'altra che si era schiusa, mentre qui adesso abbiamo
la nostra coccifera che starà crescendo.